Regionali d'Abruzzo, il presidente PD Stefano Bonaccini a Pescara al fianco del candidato governatore D'Amico dinanzi alla scuola che sarà accorpata per il dimensionamento scolastico. Il governo Marsilio non ha alzato un dito per paura di disturbare il manovratore, ha detto. Viticoltura in ginocchio, confronto a Termoli, presenti anche gli imprenditori abruzzesi. L'appello condiviso, più risorse dal governo per evitare danni irreparabili. Al via il progetto volto a potenziare l'offerta sanitaria in alcune aree interne svantaggiate della provincia di Teramo, camper adibiti ad ambulatorio per assistere i cittadini di 11 comuni. A Termoli, dopo 5 anni di minoranza, la rete della sinistra pronta al voto di giugno apre ad alleanze, dice no alle primarie e presenta il programma. Dopo circa 15 anni di ricostruzione, a che punto sono i lavori all'Aquila? La parola al presidente provinciale del Lance, Gianni Frattale. Tempo di Open Day all'Istituto Professionale Vincenzo Cuoco di Campobasso e all'IPA Montini, tra diversi indirizzi e un'offerta formativa al passo con i tempi. Pallacanestro a 1 femminile, posticipo del 15° turno per la Magnolia, ospite all'Oxygen Roman. Pallavolo sabato di tie break, in A2 maschile sorride il Pineto, in B2 femminile cade l'Europea 92. Stop interno anche per il CUS Molise nel futsal. Bentrovati con l'edizione serale del nostro telegiornale, quello delle 19.30. Lo avete sentito dai titoli, in apertura ci occupiamo di politica, delle prossime regionali d'Abruzzo, perché è stato un weekend abruzzese per il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, appunto in regione, per tirare la volata al candidato governatore Luciano D'Amico. E Bonaccini, che è stato a Pescara, ha attaccato frontalmente il governo ma anche la giunta Marsilio, soprattutto sul tema del dimensionamento scolastico. Allora sentiamo. Sanità, occupazione e rilancio economico, ma soprattutto l'autonomia differenziata e il dimensionamento scolastico. Questi temi caldi che entrano nell'agenda politica del Partito Democratico e che il presidente PD e governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha messo al centro del suo intenso weekend abruzzese. Prima a Lanciano e Vasto, poi la tappa a Pescara. Qui nel piazzale antistante la scuola media Foscolo di via Einaudi, insieme al candidato governatore Luciano D'Amico, ha definito il DDL Calderoli e la riforma delle dirigenze scolastiche come provvedimenti sconclusionati del governo a danno delle aree interne, che oggi per Bonaccini non vengono difese dal centrodestra alla guida della regione Abruzzo. Io ho avuto una discussione col ministro Valditara per tutto il tema del dimensionamento scolastico, dove avevo offerto per la mia regione al ministro una mediazione, portandogli la condivisione di tutte le province, nonostante da un punto di vista cinico politico avremmo potuto far fare e protestare. L'ha rifiutata, se non che dopo pochi giorni, senza dirci nulla, il suo governo e la sua maggioranza l'hanno costretto a un fuggi-fuggi generale rispetto alle previsioni. Ma c'è un provvedimento sconclusionato, perché noi avremmo bisogno di aumentare i presidi nelle aree interne, e l'Abruzzo è una grande area interna, e invece quello che questo dimensionamento, in parte rivisto, ridotto, non si capisce fino in fondo cosa succederà, farà sì che nelle aree interne rischiamo di avere oggi accorpamenti, ma poi in futuro rischieranno di essere chiusure di classi o di scuole, e il rischio di classi pollaio nelle città, che è il contrario di quello che la qualità della didattica e dell'apprendimento dovrebbe garantirci. E ancora una volta mi pare che da questa regione non si sia levato un solo, non dico grido di allarme, ma almeno di richiesta di discussione e condivisione, esattamente come la sanità pubblica. La stanno demolendo, ci se ne rende conto, ma si ha paura di disturbare il manovratore. E poi l'endorsement ad Amico, uomo capace per Bonaccini di dare una svolta alla regione con una coalizione ampia. Il nostro programma è radicalmente diverso da quello del centrodestra. Puntiamo a fare in modo che le norme nazionali prendano in considerazione le situazioni di criticità. Tra le prime azioni che intraprenderemo non appena saremo al governo, ci sarà, assieme al ritiro dell'adesione al progetto dell'autonomia differenziata, la revisione del dimensionamento scolastico, ha detto invece D'Amico.
per incentivare la natalità e quindi per arrivare a far sì che non ci siano più problemi di razionalizzazione degli istituti scolastici è necessario che anche la Regione attui una politica di sostegno, sociale, di sostegno ai giovani genitori che vogliono in qualche modo mettere al mondo dei bambini, dei nuovi abruzzesi, dei giovani abruzzesi che possano poi andare a scuola. E restiamo a Pescara, continuiamo a parlare di politica, ma delle prossime amministrative, perché Carlo Costantini, già deputato e consigliere regionale abruzzese, attualmente nelle fila di Azione, sarà il candidato sindaco di Pescara per la coalizione di centro-sinistra per le prossime amministrative di primavera. La candidatura dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni dopo l'ok del Movimento 5 Stelle e anche il Partito Democratico nel corso appunto del coordinamento politico del Partito Cittadino ha dato l'ok per Costantini. Abbiamo la disponibilità di una figura che può accompagnare il processo verso la nuova città di Pescara che nascerà nel 2027 dalla fusione di Pescara-Montesilvano e Spoltore. Sono state invece le parole del deputato Luciano D'Alfonso per tirare la volata a Costantini. Ancora 4 mesi, ma almeno ora c'è una data per la riapertura della Galleria San Silvestro, chiusa dal 22 novembre 2023. Come è noto, in quel giorno ci fu il crollo della parte interna del tunnel e la relativa chiusura forzata. Ora serviranno circa 120 giorni per il completamento dell'opera. A renderlo noto è stata la sindaco di Francavilla, Luisa Russo, attraverso un post sulla sua pagina Facebook. Se i tempi verranno rispettati, ha detto, per l'estate avremo nuovamente la galleria aperta. Sappiamo tutti cosa significa questo in termini di respiro per il traffico, per l'inquinamento e per l'economia e per il turismo del nostro territorio. Ha concluso la prima cittadina. E ora ci spostiamo in Molise per parlare della viticoltura che è in ginocchio. C'è stato su questo tema un confronto a Termoli, c'erano presenti anche viticoltori abruzzesi e l'appello è stato quello di avere più risorse da parte del governo per evitare danni irreparabili a molte aziende. Allora sentiamo Pierluigi Boraggini. Viticoltura, come sopravvivere all'annus horribilis, l'incontro, confronto sul momento del settore messo in ginocchio dalla peronospora con la partecipazione dei relatori Vincenzo Glave, Adam Antonio Flocco, Alessio Di Maio e Giovanni Di Matteo è andato in scena al COSIB di Termoli. In platea anche molti viticoltori abruzzesi che hanno denunciato perdite che ammontano a oltre 270 milioni di euro e che proprio nei giorni scorsi hanno incontrato l'assessore imprudente del governatore Marsilio, stimolando la politica ad intervenire concretamente per aiutare tante imprese che rischiano di cessare la propria attività. Con la peronospora che ha falcidiato i vigneti, il mercato del vino, il prezzo del vino è rimasto sempre uguale. Quindi c'era già un problema. La peronospora è stata come un terremoto, come un'alluvione, perché certamente se uno perde l'80% della produzione è un problema molto grave, non è una cosa da niente. Se poi questa cosa arriva non in un anno buono, ma in un anno che era già pesante, la situazione è diventata veramente tragica. L'obiettivo è quantomeno mitigare gli effetti devastanti sulle economie di tante aziende e cantine, ricorrendo a fondi nazionali. Quelli stanziati dal governo, 7 milioni di euro per tutte le regioni, al momento sono insufficienti. Bisognerebbe intervenire subito con un occhio anche a quello che potrebbe accadere in futuro con le calamità sempre più frequenti. Il compito nostro è quello di intervenire partendo dall'ascolto attraverso un tavolo che nei prossimi giorni il Presidente sicuramente avrà modo di poter convocare. Il governo ha già stanziato 7 milioni di euro, sono certamente pochi, ma ha stanziato anche un altro fondo nella finanziaria che abbiamo appena approvato di 300 milioni di euro per il fondo emergenza. Ecco, quei fondi vanno rimodulati secondo le esigenze di ogni territorio. Impegnare tutti i fondi che ci sono, sia nella legge di bilancio, ma impegnare anche i fondi della PAC 23-27, che sono 37 miliardi e mezzo di euro,
per quanto riguarda appunto la PAC, 7 miliardi e mezzo con fondi PNRR, quindi un totale di 45 miliardi di euro che vanno spese per l'agricoltura italiana. Da Termoli ci spostiamo ora a Macchia Godena, restando appunto in Molise, per aprire la pagina della cronaca, perché un ciclista di mezza età di Spinete, mentre transitava per il paese di Macchia Godena, è sceso dalla bici e si è accasciato sul marciapiede. Due ragazze, Stefania Gentile e Lina Pinelli, hanno notato la scena e si sono avvicinate all'uomo, si sono accorte che era in arresto cardiaco e hanno con uno dei 7 defibrillatori presenti in paese lo hanno rianimato, appunto gli hanno praticato il massaggio cardiaco. L'altra ragazza ha chiamato il 118, è arrivata all'ambulanza di Frosolone ma era senza medico, allora le due hanno chiamato l'automedica del 118 di Boiano. Il ciclista è sopravvissuto ed è stato portato al Cardarelli di Campobasso. Intanto il sindaco di Macchia Godena, Felice Ciccone, ha voluto ringraziare le due ragazze che hanno salvato la vita all'uomo e ha ribadito ovviamente la necessità di rimedicalizzare la postazione del 118 di Frosolone. E ancora la cronaca, quella abruzzese: 3 lavoratori su 5 impiegati in nero. È stato chiuso un night club a Penna Sant'Andrea. Oltre ai lavoratori irregolari all'interno del night club, mancava anche il documento di valutazione dei rischi. Per il titolare, sanzioni amministrative, ammende per 30.000 euro. Intanto i controlli sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Giulianova unitamente ai militari specializzati del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Teramo. E ancora restiamo in Abruzzo, dove i militari di Roseto hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Teramo nei confronti di un 47enne del luogo ritenuto responsabile del reato di atti persecutori nei confronti di una donna, mentre i carabinieri di Alba Adriatica hanno denunciato un 43enne extracomunitario responsabile di maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie, una 36enne. I carabinieri invece del comando provinciale proseguono appunto incessantemente l'attività di controllo intensivo del territorio con l'utilizzo di pattuglie del nucleo radiomobile, delle stazioni e del personale in abiti civili. Cambiamo argomento, perché da domani partirà ufficialmente il progetto volto a potenziare l'offerta sanitaria in alcune aree interne svantaggiate della provincia di Teramo. A fine mese 3 camper saranno attrezzati ad ambulatorio e forniranno servizi sanitari di base a quasi 13.500 cittadini che sono residenti in 11 comuni. Allora sentiamo Chiara Bonatti. Da lunedì 3 camper della ASL lasceranno Teramo per raggiungere gli 11 comuni delle aree interne e garantire assistenza di base a 13.500 cittadini. Il progetto è stato finanziato con 2.196.000 euro dall'Agenzia per la coesione territoriale nell'ambito del bando per i servizi e le infrastrutture sociali di comunità finanziati col PNRR. Partner dell'azienda sanitaria nella realizzazione del progetto è il Consorzio Punto Europa, che si occupa di assistenza per l'accesso ai programmi e alle attività dell'Unione Europea. È il progetto di prossimità che stiamo mettendo in campo col PNRR, con tutte le attività, le case comunità, casa salute, ospedali comunità che stiamo facendo. Soprattutto in questo modo andiamo direttamente nel territorio dei cittadini, nelle aree dell'entroterra, nelle aree più disagiate orograficamente che hanno appunto dei disagi e che quindi sentono la presenza dell'assistenza sanitaria nel proprio territorio. Andremo a toccare tutte le aree interne e vedrà la presenza costante settimanale di questo camper, che darà tutta una serie di assistenza che oggi riguarderà appunto ecografie, visite cardiologiche, dopodiché di volta in volta può essere implementata in base alle esigenze del territorio.
un importante servizio ed è anche importante per le aree interne affinché sentano la presenza della struttura sanitaria locale. Il COPE è presente anche in questo caso. Sì, diciamo l'Europa che si fa concreta, visibile, misurabile, che va vicino ai territori, alle esigenze delle realtà più disagiate in termini di viabilità, di servizi e anche, se vogliamo, di attenzione della pubblica amministrazione. Sono risorse importanti, oltre 2 milioni di euro, e soprattutto sono misurabili attraverso un'efficienza dell'amministrazione della ASL che ha fatto partire questo progetto Terzo in Italia dell'Agenzia della Coesione Territoriale. Sono fondi europei sì, ma che poi li possiamo misurare attraverso i servizi, e devo dire siamo molto orgogliosi anche come Consorzio Punto Europa, perché abbiamo segnalato noi il bando alla ASL, abbiamo curato, l'abbiamo realizzato, l'abbiamo scritto in sinergia con tutta la struttura, dal direttore di Giosia fino al direttore Profeta, che con cui ci siamo interfacciati quotidianamente. Oggi un bel risultato che va a vantaggio della provincia di Teramo ma anche dell'Abruzzo. E ora ritorniamo in Molise, ritorniamo a Termoli, dove dopo 5 anni all'opposizione al Comune la Rete della Sinistra annuncia la sua partecipazione alle prossime elezioni amministrative e presenta il programma, dice no alle primarie e dice sì invece ad alleanze su una base programmatica. Vediamo. La Rete della Sinistra annuncia la partecipazione alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Termoli e presenta il programma alla stampa. Parla chiaro l'attuale consigliera di opposizione al Comune, Marcella Stumpo, che rivendica la coerenza e il peso del gruppo consigliare che rappresenta. Poi apre ad alleanze su base programmatica. È il momento di parlare di programmi, dice, e non di primarie. Quello che sarebbe auspicabile è un'unione di tutte le forze che si oppongono alla destra dominante in Italia per cambiare la situazione che c'è adesso al Comune. Il nostro atteggiamento è quello chiaramente di parlare con tutti, di collaborare con tutti, partendo dal programma. Ci rendiamo conto che la situazione è cambiata rispetto a 5 anni fa. I due gruppi di 5 anni fa, i 5 Stelle e il Partito Democratico, sono in una fase di rielaborazione un po' delle proprie posizioni, quindi ribadiamo la volontà di parlare con tutti, però ripetiamo, non partendo dalle persone. Finora si è amministrato tenendo i cittadini fuori, da destra e da sinistra, e questa non è una cosa che per noi è un delitto di lesa maestà, perché il potere è del popolo. Marcella Stumpo e Pino D'Erminio hanno illustrato i contenuti chiave del programma amministrativo. Tra i cavalli di battaglia, mobilità, verde urbano e no alla cementificazione selvaggia. Soprattutto no a quello che definiscono il grande scempio, ovvero il progetto noto come tunnel. Importanza anche alla riprogettazione delle linee del trasporto urbano con l'introduzione di nuovi autobus più sicuri e a minor impatto ambientale, e importanza al disagio abitativo con la promozione dell'edilizia convenzionata. E dalle amministrative ritorniamo a parlare delle regionali d'Abruzzo, perché nella lista per D'Amico presidente si è candidato anche Vincenzo Di Marco, ex sindaco di Castellalto, una lista che si sta formando dopo il nome dell'assessore Cavallari e che è composta da amministratori vecchi e nuovi. E come ha spiegato lo stesso Di Marco, una lista intenzionata a riportare in primo piano le esigenze dei cittadini abruzzesi. Ci dice tutto ancora Chiara Bonatti. Nella lista per D'Amico presidente Abruzzo Insieme è candidato anche Vincenzo Di Marco, già sindaco di Castellalto ed ex consigliere provinciale. Una lista, come spiega lo stesso Di Marco, composta da amministratori vecchi e nuovi che conoscono il territorio e che stanno facendo squadra per riportare al centro le esigenze dei cittadini abruzzesi. C'è una necessità di invertire la rotta e con questa squadra, con il patto per l'Abruzzo, con le altre forze politiche di centrosinistra, possiamo davvero pensare di cambiare le cose. Vi è una necessità forte di far comprendere i temi sui quali bisogna puntare per il cambiamento. Dicevo tante le cose che non sono andate. Chi si accontenta di questo stato di cose, cioè di una regione che non funziona, della sanità, del lavoro che non c'è, dei trasporti pubblici, delle difficoltà che hanno le imprese agricole
ovviamente può accettare questo stato di cose. Noi diciamo che bisogna cambiare e cambiare in tanti aspetti, accontentarsi di una regione che è penultima in sanità tra le regioni italiane è davvero poco. Bisogna farsi, bisogna riportare questa regione tra le prime cinque in Italia, così come per il lavoro, l'occupazione giovanile, e non solo l'occupazione giovanile, c'è da lavorare con uno sforzo grande tra il mondo del lavoro, delle imprese, e coniugarle con il mondo della formazione. Un lavoro che non è stato fatto appieno, è ampiamente insoddisfacente e su cui si deve concentrare moltissimo la prossima amministrazione regionale. È riconosciuto colpevole di un tentato omicidio compiuto in un centro di provincia a Como. L'uomo residente a Corropoli, in provincia di Teramo, è stato arrestato dai carabinieri e trasferito proprio nel carcere di Teramo. Sul 47enne pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Como. L'uomo dovrà ora scontare in Abruzzo 4 anni, 7 mesi e 5 giorni di reclusione. E un minorenne è stato invece beccato a giocare alle slot all'interno di un'agenzia di scommesse a Vasso. Ne qua il titolare dell'attività per omessa vigilanza, la polizia coordinata dal dirigente vice questore Lucia D'Agostino ha riscontrato anche altre violazioni all'interno dell'agenzia di scommesse, e quindi per le sanzioni ammontano a un totale di 15.000 euro, e a Vasto sanzioni elevate anche per un auto lavaggio per impiego di lavoratori in nero, nonché illeciti riguardanti le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. E restiamo in Abruzzo, dove dopo circa 15 anni di ricostruzione ci si chiede a che punto sono i lavori all'Aquila. A rispondere a questa domanda è stato il presidente provinciale dell'ANCI Gianni Frattale, che ha offerto appunto la sua analisi sullo stato della ricostruzione. Ci dice tutto Pasquale Damiani. Dopo il terremoto del 2009 sono trascorsi circa 15 anni. L'Aquila sta tornando alla sua bellezza e al ruolo che le spetta di diritto. Gli edifici stanno tornando a splendere, ciò grazie al cospicuo stanziamento di soldi pubblici arrivati in questi anni. Il presidente provinciale dell'ANCE, Gianni Frattale, offre la sua analisi sullo stato della ricostruzione. Per me procede bene, anche perché oggi è stato incentivato maggiormente con questi finanziamenti e convenzioni da parte delle banche per sostenere, oltre al contributo, quello che potrebbe essere, diciamo, l'aggiunta al contributo che prima era l'accollo per rendere gli edifici più sismici, più adeguati e più, diciamo, di classe, di livello per il coefficiente termico. Oggi c'è questo supplemento che si può attingere a quel famoso super bonus, però che riguarda il sisma. Ecco, noi parliamo della città dell'Aquila, è stata ricostruita ormai intorno all'85%, le frazioni sono più fuori cratere, sono un po' più indietro, ma stanno marciando anche la ricostruzione delle frazioni. Quindi il 2024 si presenta sotto i migliori auspici? Beh, il 2024 si presenta con una ripresa veramente forte, quello che potrebbe essere la ricostruzione. Poi noi abbiamo 2 anni che possiamo usufruire di questa aggiunta al contributo, di questo supplemento, chiamiamolo così, al contributo sisma, che dura fino a tutto il 25. E porte aperte al professionale Vincenzo Cuoco e all'IPIA Montini di Campobasso per la presentazione dell'offerta formativa, un'offerta formativa moderna con un focus sulle professioni socio-sanitarie e sulla web community. Allora sentiamo Noemi Galuppo. È tempo di Open Day all'Istituto Professionale Vincenzo Cuoco di Campobasso, una scuola al passo con i tempi che offre una panoramica ampia di scelta formativa. 3 gli indirizzi: socio-sanitario, odontotecnico e web community.
sociosanitario è più indirizzato ai ragazzi che vogliono entrare in contatto col mondo sanitario e quindi vogliono avere delle prospettive sia da un punto universitario ma poi soprattutto da un punto pratico spendibile col mondo della sanità. L'odontotecnico invece è fortemente caratterizzato da una professionalità specifica, è chiaro, si lavora soprattutto con gli strumenti che permettono poi di avere quella capacità professionale per entrare subito in uno studio odontotecnico e lavorare. Il Web Community è di nuova istituzione, è un commerciale sostanzialmente, quindi rivolto verso il commercio, però un commercio che ha la sua apertura verso il mondo di internet, verso gli scambi virtuali, e quindi vediamo che in questi anni l'accelerazione che c'è stata verso gli acquisti, le vendite su internet permettono di pensare a una figura che operativamente sia in grado di aiutare a svolgere queste funzioni in studi, in collaborazioni, in attività nuove che permettono appunto di usare il marketing in modo operativo su internet. Offerta formativa al passo con i tempi anche per l'IPA Montini. L'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica è sempre più ambito e permette agli studenti uno sbocco professionale immediato. Un indirizzo molto richiesto dalle aziende anche molisane, perché c'è una fame, diciamo la verità, di operatori che siano in grado subito di entrare in azienda, di entrare nella fabbrica e cominciare a dare il loro supporto attivo. La manutenzione è un campo assolutamente vasto, però noi riusciamo a dare ai ragazzi quella manualità, quella capacità di introdursi in azienda, introdursi nei servizi e poter svolgere da subito la loro attività in modo operativo e valido. Dalle scuole di Campobasso ci spostiamo invece alle montagne abruzzesi perché si scia a Roccaraso e Revisondoli, il piano Aremogna a Roccaraso e Montepratello a Revisondoli sono stati letteralmente presi d'assalto da migliaia di persone, famiglie e gruppi di amici con sci alla mano dalle prime ore di questa mattina per una domenica che finalmente offre previsioni meteo utili agli amanti della montagna. La stagione sciistica ingrana la marcia grazie alle nevicate e alle basse temperature di questi giorni, file davanti agli impianti per la gioia di tutti, ma soprattutto dei bambini. Ritorniamo ora invece in Molise, dove si è svolto il convegno Cuore e Cervello dalla clinica alla ricerca. L'incontro ha visto la presenza di relatori provenienti dalle principali istituzioni regionali nell'ambito della cardiologia, neurologia e chirurgia cardiaca. Ci dice tutto Alessandro Adamo. Conoscenze scientifiche e cliniche nell'ambito delle interazioni tra cardiologia e neuroscienze, cuore e cervello, dalla clinica alla ricerca, il valore della traslazionalità. Il titolo dell'incontro informativo scientifico tenutosi a Campobasso da IRCS Neuromed, Unimol, ASREM Molise, struttura commissariale sanità della Regione Molise, Responsible Research Capital e Università Sapienza di Roma. Ai nostri microfoni il professor Giuseppe Lembo. Interazione cuore e cervello che, diciamo, per quanto ci riguarda, dall'Istituto Neuromed parte da lontano, oltre 30 anni fa, ma che ha altre possibilità di essere allargato alle altre realtà molisane. Ci sono tanti ambiti, soprattutto quello clinico, che ha necessità di cogliere tutti gli spunti che vengono dalla ricerca sia clinica che di base che stiamo portando avanti in questi anni. C'è una interazione bidirezionale, cioè bidirezionale significa che il cervello può condizionare le patologie cardiovascolari, quindi dando un contributo in quello che nei meccanismi di malattia che determinano la malattia cardiovascolare, in tante possibilità come nell'ipertensione arteriosa, nel processo aterosclerotico, nella sincope, in tanti aspetti della patologia cardiovascolare il cervello dà un suo contributo cruciale. Dall'altra parte, l'altra direzione è quella che invece il cardiovascolare dà sulla patologia neurologica e anche sulla patologia di tipo mentale, diciamo sul decadimento cognitivo.
E ora la cultura con il teatro, perché ironico, leggero e divertente, il nuovo spot di Yam Bell, il festival del teatro popolare organizzato per il secondo anno consecutivo dall'Unione Italiana Libero Teatro del Molise. Il video diffuso sui media e sui canali social della Wilt Molise vuole raccontare il teatro popolare come un sogno che si avvera, un'arte alla portata di tutti e che ha il potere di colorare le giornate di chi vive fuori e dentro il palco questa straordinaria passione. Ricordiamo che il festival ha preso il via con la commedia Lo spumante avariato, che si è tenuta sabato all'ex Gil di Campobasso. Gli attori hanno infatti inaugurato la seconda edizione della rassegna teatrale destinata a movimentare il weekend dei molisani fino al prossimo mese di maggio. E questa era la nostra ultima notizia, ora vediamo insieme le previsioni del tempo. Previsioni del tempo per lunedì 22 gennaio su Abruzzo e Molise. In Abruzzo un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Vediamo ora le temperature. L'Aquila minima meno 2, massima 12. Pescara minima 1, massima 12 gradi. Chieti 3, 12. Teramo minima 0, massima 12 gradi. Sul Molise, tempo stabile ed assolato ovunque. Vediamo subito le temperature. Campobasso minima 1, massima 10. Isernia minima 2, massima 9. Termoli minima 5 gradi, massima 13 gradi. Venafro minima 2, massima 11. Ed ora la pagina sportiva con la Serie D, con il secondo match interno consecutivo per il Campobasso che ha ospitato l'Atletico Ascoli. E allora vediamo insieme com'è andata nel prossimo servizio. In un pomeriggio freddo ma assolato, Campobasso e Atletico Ascoli si affrontano nella 20ª giornata del girone F della Serie D. Pergolizzi schiera in attacco dal primo minuto Romero al fianco di Di Nardo. I rossoblu vanno subito in gol in avvio di gara con un tiro preciso di Maldonado che si insacca nell'angolino. Seconda marcatura per il centrocampista ecuadoregno che va a festeggiare sotto la curva. Rispondono gli ospiti con Severini, palla fuori. I lupi potrebbero raddoppiare immediatamente. Grandis per Pacillo che si libera bene in area e costringe Camilloni ad un salvataggio sulla linea. La regola non scritta del gol mancato, gol subito, è spietata. Colpo di testa di Jonathan Ciabuschi che beffa Esposito, siglando l'1-1. I padroni di casa si riversano in avanti per provare a tornare in vantaggio. Lombari effettua un invitante traversone. Romero sfrutta i suoi 2 metri di altezza e colpisce di testa, ma il palo salva la porta dei marchigiani. La partita è vivace e non c'è tregua. Sul capovolgimento di fronte ci prova Feltrin. Esposito ha un grande riflesso, ma l'azione è interrotta per offside. Ancora emozioni poco dopo. Angolo di Maldonado, Nonni colpisce di testa. Risponde Pompei con una grandissima parata. La prima frazione si chiude con Niccolò Romero che, servito dal capitano, si gira bene ma conclude alto. I ritmi calano nella ripresa. Ancora un'occasione per l'ultimo arrivato in casa rossoblu. L'attaccante però, invece di colpire di sinistro, tenta il tocco esterno di destro. Nulla da fare. La squadra di Seccardini non si accontenta del pari. Il tiro di Pedrini sbatte sulla schiena di Abonchelé. Sul fronte Campobasso da registrare una conclusione debole e centrale di Coquen. Nessun problema per Pompei. La compagine di casa cerca con maggiore insistenza i 3 punti, ma senza lucidità. Punizione di Maldonado, il francese nato in Guadalupe, lancia il pallone in aria. Romero arriva male e tocca anche con un braccio. Sono gli ultimi disperati assalti.
Crisovergis cerca il cosiddetto tiro della domenica, gran colpo dalla distanza, ma il greco non è preciso. Nell'ultimo dei 4 minuti di recupero, un'azione rocambolesca porta Persichini a tu per tu con l'estremo difensore Ascolano, poi Nonni già ammonito. Prova un colpo da arti marziali, secondo giallo per lui, e così il signor Toro di Catania è costretto ad espellere il numero 5 del Campobasso, quindi il triplice fischio finale. I Lupi restano, nonostante il pari, in vetta alla classifica e domenica andranno a far visita all'Aquila, la sfida tra i due capoluoghi di regione di questo raggruppamento. La pallacanestro, posticipo del 15° turno della Serie A1 femminile di basket per la Magnolia a Campobasso, che vivrà un lunedì sera a Capitolino, andando a far visita all'Oxygen Roma, le ultime della vigilia. Le ascoltiamo nel servizio di Noemi Galuppo. Provare a centrare la settima affermazione consecutiva in quello che sarà il posticipo del 15° turno. In un Monday night che si annuncia molto intenso, la Molisana Magnolia a Campobasso sarà ospite al Palatiziano di Roma del locale quintetto dell'Oxygen, formazione attualmente decima in graduatoria con 8 punti, probabilmente un po' al di sotto di quelle che sono le qualità di un gruppo, quello affidato a coach Vincenzo Di Meglio sino alla scorsa stagione nello staff tecnico rossoblù, che ha dimostrato in corso d'opera tutte le sue potenzialità da squadra in grado di ambire ad un piazzamento playoff. Sul fronte campobassano, in forse la playmaker Emma Giacchetti, alle prese con una distorsione alla caviglia patita in occasione del match di Serie B di ieri sera a Taranto. Per il resto, seppur con qualche acciacco fisico presente già prima della trasferta di Sassari ma in via di definizione, il trainer delle Magnolie, Mimmo Sabatelli, dovrebbe avere tutte le proprie giocatrici a disposizione per una gara che andrà affrontata con il solito dettame tattico dei fiori d'acciaio, ossia difesa forte e transizione. Con palla 2 prevista per domani sera alle ore 20, con arbitri il siciliano Cappello, il lombardo Cheriscla e l'emiliano Calella. Ora la pallavolo a due maschile, perché ritrova il successo al tie break il Pineto, che ferma a 9 la serie di sconfitte consecutive di Spugna Castellana Grotte. Vediamo. Riesce a dare uno stop alla serie di 9 sconfitte consecutive il Pineto del tecnico brasiliano Cesar Douglas Silva, che va ad imporsi al tie break al Palagrotte di Castellana Grotte contro i pugliesi, che ora sono a 5 lunghezze proprio dagli abruzzesi. Nei primi due parziali i pinetesi si impongono sempre allo sprint, con arrivi contrassegnati da punteggi di 25-23 e 26-24. Poi però escono fuori i padroni di casa, che centrano il terzo set con il punteggio di 25-19, e nel quarto hanno la meglio dopo un'autentica battaglia conclusa ai vantaggi con il punteggio di 27-25. Si va così al tie break, con gli ospiti che si impongono per 15-11, in una serata in cui sono ben 4 gli elementi abruzzesi ad andare in doppia cifra, con l'opposto esernino Andrea Sant'Angelo, che chiude a quota 13 in una staffetta molto efficace col polacco Frack, attestatosi a 12, il centrale croato Nikacevic, che termina con 10 punti, lo schiacciatore Panciocco, che riesce a toccare quota 17 azioni vincenti. Forti di questo exploit, i pinetesi domenica alle ore 18 torneranno nell'impianto amico del Pala Santa Maria per vedersela nella circostanza con il Cuneo, una delle formazioni di punta del torneo cadetto, in cui occupa attualmente la seconda posizione. Ed ora la pallavolo Serie B2 femminile con il girone H con l'aiuto della grafica. Andiamo a vedere i risultati della 13ª giornata. Grosseto Cagliari 2-3, Volley Roma Ostia 3-1, Volley Friends Roma Viterbo 3-1, Sant'Elia Fiume Rapido Roma 7-3-2, poi Europea 92 Isernia Anzio 2-3, Ossila Maddalena 0-3, Quartucciù Terracina 2-3. Ora andiamo invece
invece a vedere la classifica in testa con 31 punti troviamo Terracina, segue Anzio, a 23 punti troviamo l'Europea 92 Isernia insieme a Cagliari e poi a 20 punti troviamo la Maddalena, a 19 Volley Roma e Ossi, a quota 17 Grosseto e Viterbo e in ultima posizione ad 11 punti troviamo Volley Friends Roma. Ed ora la pallavolo perché deve arrendersi al quinto set. Dopo una gara di grande applicazione, l'Europea 92 Isernia al Palafraraccio si impone Lanzio e per le pentre alla fine del girone di andata c'è un terzo posto. Vediamo. Cade al tie break, ma dopo aver lottato con grande animo l'Europea 92 Isernia che sul parquet amico del Palafraraccio deve cedere al sassetto del Palazzo, che al giro di boa è secondo con le pentre invece terze. Eppure le Blu Fucsia partono meglio, tengono il controllo del primo set e si impongono 25-21 in 28 minuti. Nel secondo parziale le pentre iniziano ad accusare qualche passaggio a vuoto, in ricezione le ospiti intorno alla schiacciatrice Manironi in attacco. 24 punti al termine che ne fanno la top scorer del match. E dal libero Marinelli una vera e propria aspirapalloni in ricezione e difesa, risalgono la china e centrano il 7-16 conquistando anche il successivo a 17. La reazione delle isernine si materializza con forza nel quarto set dopo il giallo combinato a Martina Petta sull'11 pari. La centrale siciliana assieme alla collega di reparto Michela Greco è l'anima della riscossa isernina che passa anche per i colpi in attacco di Angelini. Isernia centra il parziale a 15 e si proietta su un tie break che vede Anzio prendere margine in avvio e girare avanti al cambio di campo. Le isernine rientrano ma sul finale qualche errore di troppo regala 7 partite alle ospiti col punteggio di 15-12. Ora per il torneo di Serie B2 femminile due settimane di sosta con il ritorno in campo che ci sarà solo il prossimo 10 febbraio con inizio alle 15 sul rettangolo di gioco delle Sarde dell'Ossa. Ed ora il Futsal A2 Elite Girone B con i risultati della 16ª giornata: Benevento Canosa 5-0, Lazio Cesena 5-2, Giovinazzo Polisportiva Futura 7-3 e poi Itria Capurso 1-1, Melilli Manfredonia 3-1 e poi il Cus Molise Roma 2-3. La classifica in testa con 31 punti troviamo il Benevento seguito dal Manfredonia, quota 26 punti Lazio e Roma, quota 19 c'è poi Giovinazzo, a quota 16 troviamo il Cesena e poi a quota 11 punti troviamo il Cus Molise, chiude la classifica con 9 punti il Canosa. E appunto non riesce a dare continuità alla striscia di 3 risultati utili consecutivi il Cus Molise di Marco Sanginario al Palaunimol. A far festa è la Roma. Sentiamo il servizio. Tante emozioni nel corso di una stessa partita. Il CLN Cus Molise non riesce a dare continuità alla serie di 5 punti. Un successo e 2 pareggi centrati nelle ultime 3 gare. Al Palaunimol deve arrendersi per 3-2 alla Roma, che si mantiene al terzo posto in classifica nel girone B della Serie A2 Elite, assieme ai cugini della Lazio a quota 26 punti. Con rossoblù che restano comunque in zona play-out a 11, con la salvezza diretta ora distante 5 lunghezze e 2 punti di margine da gestire sull'ultimo posto attualmente occupato dal Canosa, sinonimo di retrocessione diretta. Dopo un avvio intenso sono gli ospiti a passare con Mattias Lara. Il pareggio arriva poco dopo con capitano Antonio Di Stefano. 1-1 peraltro è il punteggio con cui si chiude anche la prima frazione. Nella ripresa in avvio Mattia Triglia firma il sorpasso. 2 falli in successione dello stesso giocatore però significano altrettanti cartellini gialli e l'espulsione. Così in inferiorità numerica Mattias Lara trova la rete del pareggio per i giallorossi. Sul finale di contesa è ancora Mattias Lara a completare la propria tripletta e consegnare 3 punti pesantissimi alla formazione capitolina con la truppa di Sanginario che andrà ora a sfidare sabato in esterna il Capurso. Altro confronto chiave in prospettiva salvezza.
Ora il futsal Serie B, girone F, con i risultati della 13ª giornata che si è disputata ieri 20 gennaio. Casa Giove, Virtus Libera Forio 3-0, Genzano, Dalia Management 4-3, poi Junior Domizia, Leone Cerra 7-2, Città di Chieti, Sulmona 2-4, Sporting Campobasso e Forte Colleferro è finita invece 4-3, così come Terzigno San Marzano che è finita 1-4. Ora la classifica per il futsal Serie B girone F: in testa con 31 punti troviamo Junior Domizia, a metà classifica c'è il Sulmona con quota 23 punti e poi a quota 14 troviamo Forte Colleferro, ma a quota 6 punti troviamo in chiusura di classifica Città di Chieti e Sporting Campobasso. E c'entra il primo successo nella Serie B di futsal, lo Sporting Campobasso allo Sturzo, al termine di un'autentica battaglia. I rossoblù hanno la meglio per 4-3 sul Forte Colleferro dopo un primo tempo che aveva visto il quintetto di casa andare sul 3-1. Nel team guidato da Andrea Pietrunti ad andare a segno sono stati Pescolla, Cioccia, Tiago, Giannotti e Caddeo. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito internet e sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Grazie per essere stati con noi e per aver scelto l'informazione di Teleregione.